Ciao Zir Family, siete pronti a scoprire una super mega novità da edicola? Perché sono arrivati i Night and Day. Ma prima di cominciare a scoprire tutto più nel dettaglio, keep calm, stay tuned and sogna con noi! Hola Zir Family and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super fantasticissimo video! Ebbene sì, perché come avrete ben capito, oggi sono qui per scoprire insieme a voi una super mega novità da edicola by Panini. Ebbene sì, perché la Panini, raga, non è solo album e figurine, ma è anche queste pucciosità stupenderrime come i Night and Day sogna con noi. Dei pucciosissimi pupazzi, raga, double face, ma soprattutto che brillano al buio. E prima di scoprirli più nel dettaglio, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Zir Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. E detto questo, raga, si comincia a spacchettare! Oh my god, non vedo l'ora. Allora, dove vi spiego tutti i dettagli? Sì, direi di teletrasportarci immediatamente nella mia PlayStation tra 3, 2, 1... Ed eccoci qua Zir Family, finalmente catapultati nella mia Magic PlayStation, super mega prontissimi per scoprire insieme questa super mega novità che troverete prestissimo in edicola, ovvero i Night and Day. Ma cosa sono questi Night and Day? Sono dei peluche super pucciosi, che come già vi dicevo, di notte brillano al buio, sognano con noi, ma soprattutto sono double face. Ogni bustina costa 7,99€ l'una, ma sembrerebbe che veramente, raga, i pupazzi sono enormi. E ogni busta, ovviamente, e come sempre, è accompagnata anche da un mini magazine tutto tematizzato. Che bella questa, mi piace un sacco questo artwork. Poi ci sono dei game, ci sono delle storie, qua ci spiegano anche delle cose scientificologiche, anche dei lavoretti da fare, sempre scientificologico. Ah, qua ci spiega tutti i versi degli animali, tipo non so, il leone ruggisce, bello, carino, mi piace questa cosa. Una filastrocca e infine un altro mini game, carino, carino, carino. Ok raga, che ne dite? Io direi di cominciare. Sono 5 e 10, 6, 8 ne ho da scoprire insieme. Vabbè, comunque, cominciamo. Allora, primo Night and Day. Io cercherò di aprirli sul retro in maniera che dopo li apro anche su TikTok, perché sono una bella novità. Ok, quindi perfetto. Night and Day number one. Ok, all'interno della busta c'è un peluche super bellissimo, super soffice, ma soprattutto fatto da Dio. E ogni peluche è accompagnato anche dalla carta d'identità del nostro personaggio. In questo caso ho trovato Spotty, qua c'è la sua descrizione. E all'interno c'è anche una checklist completa, sì, sono praticamente 10 tutti da collezionare. E poi ci spiega anche la versione sonno, quindi sogni d'oro. E poi come dovrebbe essere quando lo giriamo e le diamo la forma double face. Vabbè, allora, cominciamo. E questo qua è il pupazzo fatto da Dio, raga, non posso dir niente perché è stupenderrimo, ma guardiamo la sua double face notturna. Oddio, ma chiude gli occhietti, ma questa cosa è bellissima, cioè wow wow wow. E questo qua dovrebbe cambiare colore perché gli occhietti, se non erro, hanno l'effetto, come posso spiegarvi, hanno l'effetto fluorescente. Vabbè, una volta concluso l'unboxing proveremo anche al buio, spero che la mia telecamera riesca a percepire appunto l'effetto
l'effetto fluorescente. Adesso cosa faccio? Li apro tutti e poi ve li mostro uno ad uno. Ok raga, ho aperto tutti i pacchettini. Ah, tra l'altro volevo ricordarvi che questa novità la troverete anche accompagnata da quel maxi poster là dietro, che ho fatto così un po' da sfondo. Ok, li ho unboxati tutti, raga, vi anticipo che sono stupenderrimi. Cominciamo da lui, raga, super super peluscioso, bellissimo, perché questo qua è fatto in versione proprio peluche, bellissimo, morbidissimo. Si chiama Snow e guardiamo la versione Night. No vabbè, ma i colori che hanno utilizzato, wow, wow, wow. Secondo me si illuminano anche le orecchiette. Vabbè, dopo vediamo. Ok, perfetto. Andiamo avanti, altro personaggio. L'unicorno, bellissimo. E questo si tratta di Sugar. Ma veramente, raga, guardate tutti i dettagli, quanto li adoro. E guardiamo anche la codina super pelusciosa. Guardiamo la sua versione Night. No vabbè, ma con tutte le stelline, veramente bellissimo. Cioè, adoro. Cioè, proprio bello, bello, bello. Andiamo avanti. E abbiamo trovato Kate Kit. Ok, che è questo leopardo, tigrotto. No vabbè, ma la macchia a forma di cuore, cioè fantastica, le stelline all'interno degli occhi, ma anche sul retro la codina. Ma vediamo la sua versione Night. Carinissimo. No vabbè, ma questo cuoricino che sicuramente si illuminerà gli occhietti, cioè proprio puccioso e teneroso. Ok, altro Night and Day. Ed ho trovato, ah, questo è un, sembrerebbe un polipetto, ma secondo me più che un polipetto è un bunny, quindi è un coniglietto. Guardiamo il suo nome e difatti è Bun Bun. Questo qua è perfetto per la Pasqua. Guardiamo la sua versione Night, anch'essa super peluciosa. No vabbè, stupendo anche lui, mi piace, che fa le nanne, carino. Ok, altro personaggio, e questo finalmente è un polipetto. Wacciu. No vabbè, allora lui è Octi, ovviamente è un polipetto bellissimo con questi pua fantastici. E guardiamo la sua versione Night. I pua ovviamente cambiano colore, secondo me si illuminano al buio, ma quando dorme è tenerissimo. Perfetto, andiamo avanti. Aspetta che faccio un po' di spazio. E andiamo a scoprire questo micetto. Si chiama Pretty. Guardate quanto è bello. Ma l'orecchietta, cioè notare l'orecchietta a pua. Io adoro i pua, raga. Fatevene una ragione. Andiamo a scoprire la sua versione Night. Rimangono i pua, ma ovviamente il nostro gattino dorme beatamente. Ultimo, ma non per importanza, un altro polipetto, e curioso di scoprire come si chiama, Dotti questo, ottimo, guardate, sempre pua raga, pua dappertutto, bellissimo, super pucciosissimo, tenerissima l'espressione. Andiamo a scoprire la versione Night, e voilà. No vabbè, ma raga, guardate questi tentacolini che sicuramente si illumineranno anche questi insieme ai suoi pua e ai suoi occhietti. Raga, sono bellissimi, cioè veramente io li adoro. E adesso proverò, anzi tenterò l'impossibile per farvi vedere l'effetto fluorescente. Raga, mi spiace un sacco, ma l'effetto fluorescente si vede veramente pochissimo nei nostri personaggi. Per esempio questa dell'unicorno si vede un po' di più, ma non so, guardiamo un altro polipetto, ma si vede veramente pochissimo e questa cosa mi dispiace. E rieccoci qua su Sphere Family dopo aver scoperto questi super magici Night and Day. Raga, sono bellissimi, cioè wow. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto vi abbia strappato un sorriso, perché se è successo così, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Sphere Family, iscrivetevi in tantissimo al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok.
Io per adesso vi mando un super mega kiss swirloso a tutti, un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimissimo video. Ciao Swirl Family!